Buongiorno a tutti, mentre aspettiamo che tutti i partecipanti entrino, che sappiamo essere tanti, introduco un attimo la giornata. Oggi è il terzo, ed ultimo appuntamento del ciclo di tre webinar su populismo e crisi della democrazia rappresentativa nell'Unione Europea. L'intervento di oggi è sui nemici della democrazia liberale nello spazio euroatlantico. Volevo iniziare ringraziando sia lo Europe Direct Siena nella persona di Angelita Campriani e il professor Massimiliano Montini, con i quali stiamo collaborando da un po' su questi temi, e anche poi volevo ringraziare il professor Daniele Pasquinucci che ci ha proposto di ospitare questa interessante iniziativa. Ringrazio poi chiaramente tutti i docenti che si succederanno nei loro interventi e principalmente volevo darvi ora anche qualche comunicazione di servizio. Questo webinar, come gli altri, sarà registrato e sarà poi messo a disposizione sulla pagina dell'evento attraverso la quale vi siete registrati. Su questa stessa pagina verranno anche caricate le presentazioni, ma saranno solo due, soltanto questa presentazione qui mia e quella del professor Correri. Altre informazioni? Raffaella, posso chiederti aiuto nell'andare avanti con le pagine perché mi è scomparsa la barra per passare da una slide all'altra. Se cortesemente mi aiuti. Se mi fai riapparire la barra, grazie. Quindi il ciclo era composto di tre webinar. Il primo si è tenuto il 22 ottobre su capitalismo, democrazia e integrazione europea, un'equazione a troppe incognite. Il secondo si è tenuto il 29 ottobre sul popolo ha sempre ragione, domus versus nazionalità europea. E poi abbiamo appunto l'appuntamento di oggi. Vi abbiamo messo nelle slide gli indirizzi di modo che potete recuperare le registrazioni qualora vi foste persi qualche webinar. Un'altra iniziativa che abbiamo in corso sempre con l'EDIC, lo Europe Direct di Siena e anche con il professor Pasquinucci è questa consultazione pubblica sul discorso della Presidente von der Leyen che ha fatto in occasione innanzi al Parlamento europeo sullo Stato dell'Unione. La consultazione pubblica si è avuta dal 19 ottobre al 6 novembre, quindi praticamente si è chiusa in 3 settimane. Ora noi il 27 novembre stiamo organizzando un webinar di restituzione dei risultati. Vi ho indicato su questa slide l'indirizzo attraverso il quale potete iscrivervi se volete partecipare al webinar. Ancora ricordatevi che il nostro canale, cioè il canale dello Europe Direct Roma Innovazione, europa.formex.it, in questa pagina potete trovare sia le banche dati dei finanziamenti diretti che notizie in generale dall'Europa, così come, e questo ve lo consiglio vivamente, nella freccetta e nel cerchietto in alto, la possibilità di visualizzare la nostra newsletter. La newsletter può essere sia consultata online, ma ci si può anche iscrivere. Vi consiglio l'iscrizione perché se vi iscrivete alla newsletter entrate nella nostra mailing list e questo significa che riceverete i nostri inviti per tutte le iniziative che organizziamo come Europe Direct Roma Innovazione e ne abbiamo molte in programma. Probabilmente faremo ora anche qualcosa sui nuovi strumenti finanziari che sono stati appunto che verranno approvati nei prossimi mesi. Infatti, se vedete nel quadratino in basso, in fondo, noi abbiamo anche un canale Twitter. Da poco abbiamo attivato un canale YouTube e in più c'è questa possibilità di iscriversi alla nostra newsletter. Molto brevemente, noi siamo a disposizione, quindi ci potete contattare sia per ricevere un appuntamento attraverso lo sportello informativo che in tempo di Covid chiaramente attualmente è online. Abbiamo anche un call center, abbiamo una mail dedicata a europedirect@formex.it e abbiamo tre focus web. Uno è quello che vi ho fatto vedere su europa.formex.it. Un altro focus web è interamente dedicato ai finanziamenti diretti dell'Unione Europea ed è programmicomunitari.formex.it e poi abbiamo un ultimo
troppo poco su web, che è il gov.formez.it, che noi alimentiamo con notizie che riguardano esclusivamente l'innovazione digitale. E poi abbiamo come il canale YouTube che abbiamo da poco aperto e di cui vi ho indicato l'indirizzo. Su questo canale YouTube potete trovare anche i webinar che abbiamo organizzato in passato su vari argomenti, finanziamenti europei, politiche dell'Unione e così via. Diciamo che io avrei terminato e quindi lascio la parola al professor Marchi che poi introdurrà man mano gli altri relatori. Professor Marchi, se ci... perfetto. Professor Marchi, scusi, che deve attivare il microfono perché non la sentiamo. Adesso mi sentite? Ora sì, Mi sentite perfetto. adesso? Perfetto. Perfetto, scusate. Dicevo grazie alla dottoressa Salvi per il suo intervento e grazie soprattutto, insomma, io mi limiterò ad una serie di ringraziamenti perché poi la tavola rotonda, il seminario verrà moderato dal collega Daniele Pasquinucci, però ci tenevo, insomma, a ringraziare innanzitutto Formez e Europe Direct di Siena, e naturalmente l'Università Core, l'Università di Siena e l'Università di Bologna che rappresento per l'organizzazione insomma complessiva di questo ciclo di seminari sul populismo e crisi della democrazia rappresentativa nell'Unione Europea che giunge oggi alla sua terza ed ultima, al suo terzo ed ultimo appuntamento. E volevo poi ringraziare in particolare collega, professoressa Annalisa Furia, il collega Piero Ignazzi, il collega dell'Università di Core, professor Curreri e il collega e amico Mario Del Pero da Sciences Po Parigi che si collegherà tra una ventina di minuti perché aveva un altro seminario tra le 9 e le 10 per aver accettato di intervenire oggi a trattare di questo tema, appunto i nemici della democrazia liberale nello spazio euroatlantico, con l'intento, insomma, di allargare ulteriormente il dibattito che abbiamo avviato nel corso degli altri due webinar e in particolare appunto centrarlo proprio sul tema dei nemici della democrazia in questo spazio euroatlantico di non così facile definizione oggi. E quindi io a questo punto direi che mi fermo qua, cedo la parola al collega Pasquinucci che modererà e presenterà questo seminario. Grazie, grazie Daniele. Vedo che stai arrivando, io adesso collego. Sì, grazie. Grazie a te. Io due parole, sarò molto breve, anche io ringrazio, prima di tutto ringrazio il collega Daniele Caviglia dell'Università di Enna Core che ha avuto l'idea di questo ciclo di seminari. Lui è stato l'ideatore ed è giusto e corretto ringraziarlo. Insieme a lui ovviamente ringrazio anche il collega Michele Marchi, che ha dato un contributo fondamentale alla realizzazione di questo ciclo di seminari, ciclo di seminari che avrebbe potuto avere la platea che anche oggi abbiamo, siamo a 134 partecipanti a questo momento, senza il sostegno e il coinvolgimento di Formez, in particolare dell'impegno che hanno messo in questa iniziativa Raffaella Scordino e Claudia Salvi, che ringrazio. E ringrazio infine anche Europe Direct, che come al solito ha dato un contributo importante a questo tipo di iniziative. In particolare ringrazio Angelita Campriani e poi anche tutto il suo staff. Oggi abbiamo quattro relatori a parlare dei nemici della democrazia nello spazio euroatlantico. Sono quattro studiosi che ci daranno degli spunti sicuramente molto molto interessanti.
Avranno a disposizione 15-18 minuti di tempo. Le mie presentazioni saranno molto sobrie, perché non intendo rubare troppo tempo ai loro interventi e poi alle domande, al dibattito che sono sicuro si svilupperà dopo i loro interventi. E la prima a parlare sarà la professoressa Annalisa Furia dell'Università di Bologna. Seguirà poi il professor Piero Ignazzi, anche lui dell'Università di Bologna. Poi avremo Salvatore Curreri dell'Università di Ennaccore e infine Mario Del Pero che insegna Sciences Po a Parigi. Do quindi la parola subito ad Annalisa Furia dell'Università di Bologna per il suo intervento. Eccomi, grazie. Buongiorno a tutte e a tutti. Ringrazio gli organizzatori di questo webinar. Non li nomino tutti per risparmiare minuti preziosi, visto che appunto siamo in tanti e dobbiamo rispettare i tempi. Dunque, io ho pensato di strutturare questo mio intervento a partire da due citazioni che sono tratte dal vivo dell'attualità. In realtà sono tratte da due dei discorsi probabilmente più sentiti in questi ultimi giorni, perché questi due passaggi mi danno la possibilità di appunto toccare i due argomenti principali che vorrei toccare in questa relazione, e che sostanzialmente consisterà in una ricostruzione, per sommi capi evidentemente, storico-politica, in modo che penso potrà essere utile per cogliere gli aspetti specifici dei problemi con cui si trova ad essere confrontata la democrazia contemporanea, e in particolare a cominciare ad affrontare, a qualificare e cogliere la specificità del tipo di nemici con cui mi sembra si confronti. Le due citazioni sono le seguenti. La prima è tratta dal discorso di Kamala Harris di sabato sera, la, appunto, come sappiamo, vicepresidente, prima vicepresidente donna, prima vicepresidente di origine afroamericana e asiatico-americane, che ha iniziato il suo discorso molto toccante con la citazione di una frase di John Lewis, che è stato appunto un politico e attivista americano, e la citazione è la seguente, ovvero ha detto, diceva John Lewis e ha ripetuto Kamala Harris: la democrazia non è uno Stato, è un atto. E questa citazione è interessante perché fa evidentemente riferimento ad una concezione della democrazia su cui torneremo a breve, che però non è di tipo formale o procedurale, non fa riferimento alla democrazia tanto come metodo di governo, come metodo di formazione del governo e delle decisioni politiche, ma richiama una concezione più sostanziale ed ideale di democrazia, la democrazia come un'azione, come qualcosa che si fa. E appunto su questo torneremo a breve. La seconda citazione è tratta evidentemente dal discorso pronunciato dal presidente eletto Joe Biden, col sottofondo di clacson che tutti abbiamo sentito, il quale ha detto: mi impegno a essere un presidente che cerca non di dividere ma di unire, che non vede stati rossi e blu, ma solo gli Stati Uniti. E poi ha invitato tutti a smettere di trattare i nostri oppositori come nemici, perché loro non sono nemici, sono americani. E questo secondo passaggio è interessante per introdurre la questione dei nemici, la questione appunto, in questo caso Biden fa riferimento alla trasformazione degli avversari politici in nemici, che ha caratterizzato fortemente la campagna elettorale americana, non solo quella americana, e che non è sicuramente un fenomeno storico nuovo, ma che si è sempre registrato, ma che ha di nuovo sicuramente l'impatto, il forte impatto mediatico che registra, visto appunto l'impatto che i social media hanno nel diffondere questo tipo di messaggi, e visto sicuramente anche l'uso scriteriato e privo di filtri che ne ha fatto ad esempio il presidente Trump. Queste due citazioni mi servono perché appunto io vorrei proporvi qualche breve, generalissima riflessione sul significato di democrazia nell'epoca contemporanea, che cosa ne rimane in qualche modo della democrazia in epoca contemporanea, e in secondo luogo provare a discutere e analizzare assieme la specifica tipologia di nemici con cui appunto mi sembra che la democrazia contemporanea si stia confrontando. Allora, il significato della democrazia è ovviamente impossibile anche solo citare correttamente e in modo esaustivo tutte le possibili concezioni della democrazia, perché
La democrazia è un termine che ha avuto contenuti profondamente diversi a seconda dei contesti storici in cui è stata elaborata e a seconda anche dei singoli autori che si sono interrogati sul significato della democrazia. Quindi mi limiterò a qualche generalissima riflessione che però penso possa appunto essere utile per provare ad arrivare alla contemporaneità. La prima cosa da sottolineare è evidentemente che la democrazia, il termine democrazia ha una storia plurisecolare e che ha registrato, almeno convenzionalmente identifichiamo, una serie di passaggi chiave nel processo che ha portato appunto alla sua definizione. La prima cosa da sottolineare è evidentemente che la democrazia degli antichi è qualcosa di molto diverso dalla democrazia dei moderni e poi vedremo la democrazia dei contemporanei, la nostra democrazia. Ha dei connotati particolari. La democrazia degli antichi è partecipazione diretta, la democrazia degli antichi è ricerca del sommo bene, la democrazia degli antichi è basata su una netta distinzione tra pubblico e privato, la democrazia dei moderni che si afferma appunto a partire dalla modernità e in modo istituzionale forte con le due rivoluzioni francesi e americane. È innanzitutto una democrazia rappresentativa, è una democrazia che ha come obiettivo la tutela e la salvaguardia della sicurezza degli individui, ed è una democrazia che introduce una serie di limiti e contrappesi rispetto all'azione politica. Potremmo poi dire che se per gli antichi la questione della democrazia è una questione riguarda la determinazione di quale sia la migliore forma di governo, quali siano i migliori che possono governare, con la modernità la democrazia assume un connotato profondamente diverso, ovvero il problema per i moderni non è tanto di scegliere i migliori governanti, ma è quello di non farsi governare da nessuno. È con la modernità che la democrazia diventa affermazione del principio dell'autogoverno. Ed è in particolare con le rivoluzioni che si afferma la democrazia come Annalisa, appunto. se puoi parlare con la voce un po' più alta. Ah. Sì, chiedo scusa, mi Mi dici. avvicino un po'. Grazie. Dicevo, è con la modernità che la democrazia diventa autogoverno, diventa affermazione del principio di sovranità popolare, diventa affermazione dell'uguaglianza degli individui, diventa legittimazione del potere politico a partire dal riconoscimento appunto dei diritti e dell'uguaglianza degli individui. Quindi, se appunto la modernità è un momento cruciale per cogliere i tratti, della democrazia, questo termine, e il dibattito intorno alla democrazia nei secoli successivi si è confrontato con le principali, dottrine politiche, in primo luogo il liberalismo e progressivamente, appunto, come ci dice molto efficacemente Bobbio, la democrazia si è innestata all'interno dello Stato liberale, democratizzandolo e quindi, ad esempio, innescando i processi che hanno portato alla progressiva estensione del suffragio, o appunto si è anche entrata in contatto, ha cominciato appunto i principi democratici, hanno cominciato a interagire anche con la dottrina socialista, in altro modo, in senso ampio, prendendo appunto in considerazione questa categoria di dottrina nel senso più ampio possibile, e in questo caso è stata più declinata è stata estesa anche all'ambito economico, perché per il socialismo, le dottrine socialiste in senso ampio, la emancipazione politica non è sufficiente, bisogna appunto promuovere e battersi per l'emancipazione sociale. E quindi in questo senso la democrazia è diventata orientata alla sfera economica, principalmente alla sfera economica, oppure e ha costituito anche la ripresa di alcuni elementi di democrazia diretta, che invece per il liberalismo erano l'aspetto più problematico appunto della democrazia. Se ci muoviamo al dibattito contemporaneo, sempre tagliando con l'accetta e sempre dovendo identificare solo alcuni snodi importanti, è interessante evidenziare come nel dibattito contemporaneo si sono affermati una serie di dicotomie. Cioè il dibattito sulla democrazia ha cominciato a imperniarsi sulla costruzione di una serie di dicotomie per provare a tenere assieme tutte le diverse possibili interpretazioni.
Da un lato la democrazia si è distinta un'attenzione alla democrazia in senso procedurale, che richiamavo anche prima, quindi la democrazia come metodo di selezione, un insieme di regole procedurali per la costituzione del governo e delle decisioni politiche, o appunto la democrazia come sostanza, come elemento sostanziale e quindi un orientamento che è centrato sul raggiungimento di alcuni obiettivi, in principal modo l'eguaglianza, quindi i principi egualitari in senso sociale e economico, oppure la differenza tra democrazia partecipativa e rappresentativa. Proprio perché appunto il modo di intendere la democrazia è ampio e dipende dal tipo di approccio che si ha. Un altro passaggio importante dato con riferimento al contesto europeo, alla democrazia costituzionale, all'affermarsi della democrazia costituzionale, perché è il momento in cui, a partire appunto dal secondo dopoguerra, democrazia formale e sostanziale vengono combinate. Nella Costituzione fissa le regole per la composizione del governo e individua anche una serie di obiettivi contenutistici. Dato il fatto è che nella democrazia contemporanea, nell'età contemporanea, la democrazia è quanto mai estesa e diffusa. Ormai quasi nessuno fatica a non definirsi democratico. Con l'evidente problema che se tutti diventiamo democratici, la democrazia perde sempre più contenuto e rilevanza. E questo aspetto ci consente di passare alla questione dei nemici. Molto brevemente, perché vedo che il tempo sta passando, la democrazia ha sempre avuto nemici interni e esterni, ha sempre avuto elementi di critica, ha sempre ricevuto critiche. Questa situazione è radicalmente cambiata dopo la Seconda Guerra Mondiale col crollo del muro di Berlino, in particolare col crollo del muro di Berlino, perché da questo punto in avanti, storicamente, diciamo convenzionalmente, si situa la vittoria in qualche modo della democrazia e la progressiva espansione della democrazia. Una progressiva espansione che è stata più problematica nella realtà di quanto ovviamente poi si narri, ma che di fatto ha creato un contesto in cui la democrazia appunto si è espansa. Ma si è accompagnata questa espansione della democrazia con una serie di fenomeni che cito brevemente, che però sono importanti. Innanzitutto il processo di globalizzazione, che ha profondamente modificato e ha sottoposto a tensione la tenuta socio-economica e anche culturale delle democrazie occidentali. L'avvio della rivoluzione neoliberale, quindi la messa in opera di una serie di misure volte da un lato a contenere la spesa pubblica e dall'altro al tentativo di rilanciare la crescita a partire dagli anni 70, quindi questo è un processo appunto di lunga durata, che hanno hanno innescato una serie di meccanismi che hanno portato alla tecnicizzazione, depoliticizzazione delle dinamiche politiche nel nome dei vincoli tecnici. E quindi hanno creato una serie di meccanismi che hanno reso sempre più distante e sempre più difficile da comprendere le dinamiche politiche. Si sono accompagnati a misure di forte riduzione della spesa sociale, a misure di privatizzazione, liberalizzazione, esternalizzazione di servizi e funzioni pubblici, rendendo appunto sempre più difficile per la politica gestire la diseguaglianza e sostenere le fasce più deboli. A questi fenomeni già abbastanza complessi si sono aggiunte, ovviamente ci sarebbero molte cose da dire, ma volendo focalizzarsi sui punti chiave, le due crisi finanziarie che conosciamo, la prima iniziata negli Stati Uniti e poi diffusasi in tutto il mondo, la seconda nel 2007-2008, la seconda la cosiddetta crisi del debito sovrano europeo. La rivoluzione veicolata da internet e quindi il grande impatto che la tecnologia ha avuto sul modo di vita, di lavoro, di relazione. Quindi questa lunga, e se ne potrebbero aggiungere altri, serie di fenomeni ha alimentato la produzione di una serie specifica di elementi di forte critica della democrazia, che menziono rapidamente il populismo, di cui avete già parlato, la celebrazione della politica decisionistica e antipolitica o della non politica contro la politica deliberativa, il declino della partecipazione e della rappresentatività, la diminuzione del tasso di fiducia nella politica, la crisi di legittimità dei partiti politici, del ruolo dello Stato
e del welfare state, la crisi del giornalismo professionista, la ricerca di nuove forme di comunicazione più dirette ed efficaci, la produzione continua di nemici interni e esterni, in qualche modo la forte, la riduzione della dialettica politica alla produzione di nemici interni e esterni, sono tutti fenomeni complessi e articolati che però appunto trovano alimento in tutti quei processi che ho menzionato prima che hanno accompagnato l'espansione della democrazia, al punto che adesso la democrazia è molto diffusa, ma come dice efficacemente Palano, non sembra più avere nemici esterni, sono molto pochi i nemici esterni, ma è una democrazia senza politica paradossalmente, ovvero una democrazia che ha progressivamente visto uno svuotamento dei suoi contenuti, una sorta di trasfigurazione. Ed è una situazione particolarmente problematica perché è la stessa politica ad essere sotto scacco, perché l'ambito di azione, di autonomia della politica in virtù della tecnicizzazione si è fortemente ridotto. Al punto che io condivido l'analisi di molti che evidenziano che uno dei rischi più forti per la democrazia contemporanea derivi da, ovviamente ce ne sono svariati, complessi sono i fattori da analizzare, ma sicuramente uno dei punti di attenzione è dato dalla possibilità della democrazia, per come l'abbiamo conosciuta finora, di resistere ad un modello capitalistico la cui forza e la cui vitalità ha un impatto fortemente disgregante sulle relazioni sociali e sulle istituzioni politiche. Mi sembra che appunto il tipo di nemici, oppure alcuni dei nemici con cui si confronta la democrazia siano appunto dei nemici che sono particolarmente difficili da gestire. Che fare allora? Ovviamente si potrebbe fare molto, ci sarebbe molto da dire. Da storica del pensiero politico, io penso che una cosa, dal punto di vista teorico, importante sarebbe quella di riscoprire la specificità della politica, cioè che cosa significa fare politica, qual è lo specifico dell'azione politica. In particolar modo in un momento in cui la politica ha una sfera di autonomia molto limitata ed è fortemente delegittimata. E allora, per esempio, si potrebbe tornare ad una la definizione che io apprezzo di più di politica, è quella, per esempio, di Hannah Arendt, che dice che la politica è qualcosa di più dell'amministrazione ben organizzata, è qualcosa di più della registrazione dell'esistente, ma è capacità di innovare, capacità di fare qualcosa di nuovo, capacità di fare l'inatteso. Soprattutto per Arendt la politica è qualcosa che si fa e si dice assieme ed è qualcosa che si prende cura del mondo come luogo della pluralità. Quindi da un lato, se volete, una riflessione un po' più solida, secondo me, su che cosa sia la politica in modo da sottrarla, e dall'altro lato, appunto, visto che il mio tempo è finito, rimando velocemente alle due citazioni iniziali. Quindi sicuramente un'altra questione importante è la dimensione sostanziale della democrazia, che appunto è stata richiamata da Harris all'inizio del suo discorso. Quindi l'attenzione, il tornare alla valorizzazione della dimensione sostanziale, il recupero della dimensione sostanziale della democrazia, e in seconda istanza alla dimensione solidale, orizzontale, in qualche modo richiamata invece da Biden, alla famosa fraternité della rivoluzione francese, alla cooperazione, alla dimensione che mi sembrano i due aspetti che maggiormente sarebbero in grado di resistere alla logica disgregante basata su appunto un certo modo di vedere la vita insieme, fortemente individualistico, fortemente competitivo e quindi fortemente disgregante, che le logiche che ho appena descritto, in particolar modo le logiche di mercato, producono se sono lasciate a loro stesse, se non hanno un controaltare in una politica che propone una visione diversa. Io mi fermo qua, mi sembra di essere stata nei tempi e vi ringrazio. Tengo. Io ringrazio moltissimo la professoressa Annalisa Furia, non solo perché è rimasta nei tempi, ma soprattutto per l'interessante contributo che ha dato, un contributo che è peraltro perfetto come diciamo, intervento introduttivo al nostro seminario, un intervento che ha costruito un excursus relativo ai significati, alle concezioni, alle declinazioni della democrazia fino ad arrivare
ai giorni nostri e alla individuazione della crisi della politica e anche alla individuazione, all'elencazione dei nemici della democrazia. Devo dire, non sono nello spazio euroatlantico, evidentemente, e poi anche mi è sembrato molto interessante il richiamo alla necessità di ridefinire la politica e rielaborare in qualche modo la concezione di politica come risposta alla sua crisi e anche come risposta ai nemici della democrazia liberale. La ringrazio molto quindi e a questo punto cederei la parola al professor Piero Ignazzi dell'Università di Bologna per il secondo intervento. Non so se il professor Ignazzi era presente quando abbiamo definito le, diciamo, regole di ingaggio, occorrerebbe rimanere all'interno dei 15-18 minuti, non perdo ulteriormente tempo e gli cedo la parola. Bene, grazie. Credo che mi si senta. Vedo però che c'è un problema con la webcam. Mi dispiace, mi confermate comunque che mi sentite? Stiamo benissimo, quindi può Bene. proseguire. Se poi riuscite ad attivare la webcam, tanto meglio, ma comunque la sentiamo e quindi Credo può andare avanti. che questo computer abbia qualche problema con la webcam. Sono in un computer dell'università, le strumentazioni universitarie a volte sono un po' obsolete, avevo fatto la prova con il mio portatile, tutto funzionava, questo invece, ahimè, non mi consente di farmi vedere, ma poco male, insomma, è molto più importante essere in grado di poter parlare e quindi poter presentare quello che avevo intenzione di dirvi, quindi grazie tanto per l'invito. Io devo parlare di un tema un po' sulfureo di questi periodi, cioè dei partiti politici. In questa fase, secondo le analisi che vengono fatte in tutti i paesi europei, i partiti politici hanno una valutazione positiva solo in due paesi, in Olanda e in Norvegia, dove il numero delle persone che danno una valutazione positiva al ruolo, alla funzione dei partiti politici rispetto a quelli che danno una negativa è superiore, non maggioritaria, perché poi ci sono molti che non prendono posizione, ma comunque i favorevoli superano i critici. Questo non è replicato in altre grandi democrazie, soprattutto appunto nei paesi maggiori, Italia, Spagna, Francia, Germania, Gran Bretagna. Questi paesi la valutazione è molto più critica, è molto più critica. Si oscilla tra un 15-18% fino ad essere sotto il 10%, come in Francia, dove il giudizio sui partiti politici è particolarmente critico. Quindi i partiti politici soffrono in questa fase di una grave carenza di legittimità, cioè non vengono più considerati da parte dei cittadini come degli strumenti in grado di rispondere alle loro domande, di produrre delle politiche pubbliche, cioè delle azioni che siano in sintonia con quello che viene chiesto. Ora, questo in linea di principio, perché se si pensa che ha un giudizio così negativo, evidentemente i partiti non sono più in grado né di canalizzare le volontà dei cittadini, quindi diciamo dal basso all'alto, né di rispondere a queste domande, quindi con un'azione che i partiti esercitano all'interno delle arene in cui sono dominanti, cioè l'arena parlamentare e l'arena governativa. Perché nella quasi totalità dei paesi europei, la quasi totalità dei membri del Parlamento sono indicati, se non eletti, attraverso liste di partito. Quindi i partiti sono dominanti oggi nella definizione delle politiche pubbliche, di quelle politiche, quindi quelle scelte politiche, quelle azioni di governo che vengono intraprese ogni giorno. In realtà però non è proprio, non è così, non è così.
Perché ancora una volta il ragionamento che vi ho fatto sembra un ragionamento logico-deduttivo. C'è una grande ostilità, diffidenza nei confronti dei partiti e quindi si considera che i partiti siano incapaci di questo e quest'altro. Ma se invece adottiamo un'ottica diversa e quindi andiamo a verificare empiricamente, stanno proprio così le cose. Veramente i cittadini europei sono così scontenti di quello che fanno i partiti e veramente si sentono così poco rappresentati dai partiti? E la realtà è diversa. La realtà è diversa, è abbastanza sorprendente, perché invece le ricerche ci dimostrano che c'è una certa congruenza tra le domande dei cittadini e le risposte dei partiti e dei governi. Non c'è un gap, non c'è un canyon che divide i cittadini, quello che chiedono e vogliono i cittadini e quello che fanno i partiti in governo, soprattutto ovviamente quando sono a governo. Quindi che cosa succede? Quindi dov'è il problema? Dov'è il problema se c'è una congruenza abbastanza forte? Questi sono i risultati di ricerche empiriche state fatte intervistando i cittadini dei paesi europei e andando a vedere quali sono poi le politiche che sono state fatte, se erano in linea o meno con le domande fatte dai cittadini europei. Quindi questo ci solleva un interrogativo: cosa c'è che non va? Perché evidentemente qualcosa non va. Non è questo, non è il problema della rappresentatività. E allora che cos'è? Il problema è duplice. E uno è un problema molto antico. Un problema molto antico ed è quello che vedo una domanda che mi è chiesta sul sito delle ricerche, posso eventualmente mandare dei riferimenti bibliografici più tardi, non certo adesso così. No, se posso interrompere alle domande, rispondiamo dopo. Ok, Andiamo. bene, ma ho visto che occhieggiavano qui le domande, allora mi aveva colpito questo. Allora, quindi c'è un doppio ordine di problema. E vi dicevo, il primo è molto antico. Il primo è molto antico, è direi legato alla natura stessa del partito politico. Cioè, c'è una insofferenza sostanzialmente nei confronti del partito in quanto parte, in quanto partito politico come elemento di divisione. Veniva ricordato prima dal collega Il Furia quanto Biden cerchi di trovare degli elementi di concordia, di unità. Ed è esattamente quello che si è sempre fatto nella politica da sempre, nei secoli. Nei secoli l'obiettivo fondamentale era quello della ricerca della concordia e l'unità, per cui tutti dovevano stare assieme. Forse ricorderete dalle prime letture che ci facevano fare alla scuola elementare il famoso apologo di Menenio Agrippa, no? Per cui quando ci fu questo grande conflitto nell'antica Roma venne risolto dicendo ma no, ma in fondo tutte le componenti sono importanti perché tutte le componenti sono come gli organi di un corpo e ciascuna svolge una funzione. Nessuna è più importante o meno importante dell'altra perché tutte sono assolutamente necessarie e questo crea quindi l'armonia del corpo. E la società è quindi come un corpo che deve andare armonicamente. Ogni parte deve svolgere la sua funzione perché c'è un qualcosa di superiore e superiore appunto è l'armonia generale. Questa immagine è ricorrente nella storia del pensiero. Per millenni, per secoli, non so che secoli, ma per millenni. E tutto questo ha sempre messo in difficoltà coloro che invece dicevano: no, veramente, noi abbiamo delle opinioni diverse, delle visioni diverse, noi siamo contro questo, noi vogliamo altro. E il tentativo che è durato secoli per legittimare coloro che avevano delle posizioni diverse, significava in realtà legittimare delle parti diverse. E quindi legittimare la presenza di qualcosa che si organizzasse
per dividere il consenso, per dividere l'armonia. Questo è un problema fondamentale dei nuovi sistemi democratici, perché solo attraverso la concessione che venne fatta progressivamente nell'allargamento delle libertà è stato possibile quindi avere chi si organizzasse per esprimere la propria parte politica. Ecco. Siamo arrivati a questo alla fine, tra fine 800 e inizio 900, ma soprattutto noi prendiamo di solito come momento decisivo gli anni 20 del 900, con l'estensione del suffragio universale maschile, quindi l'eliminazione di ogni barriera di censo, e quindi il fatto che tutti gli uomini maschi erano considerati uguali. E questo ha portato a una possibilità, un'estensione di tutti dell'uso delle parti politiche. Però questa grande conquista, e quindi il pluralismo partitico, non è stata mai digerita fino in fondo. È accettata come un male necessario. È accettata come un male necessario. È necessario in realtà dividersi, ma subito dopo la divisione dobbiamo riunirci. Questa è la pulsione giusta, corretta per certi aspetti, perché una divisione troppo accesa poi provoca la distruzione. Quindi Biden, da questo punto di vista, ha ragione in quel contesto, nel contesto in cui si trova, in cui si sta trovando l'America da alcuni decenni. Però teniamo conto che se non c'è divisione, se non ci sono differenziazioni, se non c'è conflitto tra le parti, c'è qualcosa di ben diverso rispetto alla democrazia. Quindi il partito, la parte, è necessario alla democrazia, ma questo è qualcosa che comunque stride con un bisogno profondo, che è quasi antropologico, della armonia comunitaria, della identità collettiva non divisa, ma al contrario ben cementata. Quindi, se vogliamo trovare una ostilità, un significato all'ostilità che c'è nei confronti dei partiti politici, la dobbiamo cercare innanzitutto una storia lunga che non riguarda tanto quello che fanno, ma quello che sono. Quindi un elemento profondo, ontologico, una parola un po' gergale, di quello che i partiti hanno incarnato nei secoli. Poi c'è qualcosa di nuovo. Rispetto a questo che è di antico, questo che sa di antico, c'è qualcosa che sa di nuovo. Perché? Perché questo sentimento di insoddisfazione non c'era nei confronti dei partiti 60 anni fa. Non c'era certo dopo la fine della guerra. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, al contrario, i partiti erano sugli scudi, erano considerati come incarnavano in realtà il ritorno alla democrazia, incarnavano il ritorno alla libertà dopo la guerra, dopo le dittature. E quindi i partiti godevano di grandissimo credito e avevano anche un grande consenso da parte della popolazione in termini di aumento, di grande afflusso, in termini di iscritti, di grande partecipazione elettorale. Nei decenni postbellici, non immediatamente, ma nei decenni postbellici, raggiungendo il punto più alto in realtà all'inizio degli anni 60, è il punto più alto in Europa della partecipazione elettorale. Mentre a partire da quel momento incomincia il declino. Quindi c'è qualcosa che i partiti hanno fatto per meritare questa valutazione negativa. E non è in realtà per le loro politiche, ma è per come loro si sono andati trasformando al loro interno nel corso soprattutto degli ultimi 40 anni, cioè a partire dagli anni 80. Gli anni 70-80 sono cerniera nella trasformazione dei partiti, nel senso che partiti politici hanno incominciato, virgolette, a chiudersi, a diventare degli organismi
autoreferenziali a perdere contatti con l'opinione pubblica. Che non vuol dire che non facciano quello che viene richiesto dall'opinione pubblica, ma non c'è più un tramite, un collegamento attraverso l'opinione pubblica, con l'opinione pubblica. Se pensiamo alla metafora classica con cui si immagina il ruolo dei partiti del Novecento, il ruolo dei partiti come ponte tra società civile, opinione pubblica e decisori e governo. I partiti fungevano da ponte, connettevano queste due realtà, la realtà esecutiva del governo, dei luoghi della decisione e la realtà dell'opinione pubblica. Ed erano percepiti in realtà come i canali attraverso cui comunicare questo. E progressivamente il rapporto, i piloni piantati nella società sono diventati sempre più fragili. E per compensare questa fragilità, i partiti hanno rinforzato quelli nello Stato. Cioè sono diventati sempre più quello che con un termine molto efficace, una collega olandese ha definito, agenzie pubbliche. Cioè i partiti svolgono la funzione di organizzare, di presentarsi alle elezioni, organizzarsi alle elezioni, quindi scegliere i candidati, mandare i candidati in Parlamento e basta. Poi dimenticano quello che succede nella società civile, dimenticano la relazione con la società civile. E diventa quindi sempre più lasco il rapporto tra partiti e opinione pubblica. Il che non, ripeto ancora una volta, non vuol dire che facciano cose totalmente lontane o dissonanti rispetto a quello che l'opinione pubblica fa, ma l'opinione pubblica non sente più i partiti come questi elementi di trasmissione della loro domanda. C'è questa specie di cortocircuito che si è realizzato. Per quale motivo? Beh, vi dirò molto brevemente, perché essendo andati a ricercare di rafforzare la loro posizione entrando nello Stato, i partiti sono diventati più ricchi. Attenzione, non, soprattutto non vediamo i partiti in una ottica esclusivamente italiana, con quello che è successo negli ultimi 25 anni, eccetera, dopo Tangentopoli e così via. Guardiamolo come un fenomeno europeo più generale. Ecco, tra gli anni 80 e gli anni 2010, i partiti sono diventati incredibilmente più ricchi, hanno aumentato il loro budget in maniera significativamente alta. E quindi hanno dato l'idea di essere qualcosa di diverso rispetto alla popolazione, qualcosa per cui fare politica diventava qualcosa di arricchimento, non, virgolette, un servizio, chiuse virgolette, per i cittadini, ma un mestiere per arricchirsi. E qui entriamo in un altro campo, per cui dai, i partiti sono incarnati da persone, sono incarnati da classi dirigenti. Ed è questo, per chiudere, l'handicap maggiore oggi dei partiti, una scarsa considerazione da parte dell'opinione pubblica nei confronti dei leader politici, dei dirigenti, dei politici, che non vengono più visti come persone al servizio dei cittadini, al servizio di idee, ma di persone che utilizzano la loro posizione per mantenere privilegi che sono considerati del tutto illegittimi. Di qui quindi il sentimento antipolitico, antipartitico che si è diffuso negli ultimi anni, negli ultimi lustri, in tutta Europa e anche oltre Atlantico. Grazie per l'attenzione. Io mi fermo qui. Bene, grazie molte. Grazie molte a professor Ignazio per questa assai interessante analisi delle, direi, ragioni profonde della crisi dei partiti politici. Direi, partito come elemento di divisione e poi di incapacità dei partiti politici di avere contatti con la cosiddetta società civile, per
fenomeni che evidentemente sono strettamente connessi con il tema di cui stiamo parlando oggi noi, e cioè i nemici della democrazia liberale nello spazio atlantico, perché mi sembra abbastanza evidente che questa crisi dei partiti politici, di cui ragione appunto il professor Ignazio ha ben illustrato, sia un elemento da inquadrare nell'ambito anche dello sviluppo e della crescita dei movimenti populisti. Lo ringrazio molto quindi, e adesso è arrivato il momento di Salvatore Curreri dell'Università di Enna Core, al quale cedo immediatamente la parola per il suo intervento. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, spero mi sentiate bene, mi vediate bene. Io innanzitutto ringrazio per questa preziosa opportunità il Formez e in particolare i colleghi Daniele Caviglia e Michele Marchi. Visto i tempi a disposizione vado subito, diciamo, in medias res. Io ho impostato il mio intervento soprattutto, come mi compete, credo, a livello costituzionale, cioè mi sono posto il problema di come le democrazie si difendono dai loro nemici. C'è un problema di volume? La sento bene. No, dovrebbe cortesemente Provo a alzare un mettere pochino il volume. le cuffie. Va Sente bene. meglio? Ok, il problema di come le democrazie si difendono dai loro nemici è un problema classico. È un problema che, diciamo, attanaglia tutte le democrazie. Se e come difendersi da coloro che non condividono gli ideali democratici. In questa difesa, diciamo così, i due pericoli in cui le democrazie non devono cadere sono opposti. Da un lato, la concezione relativista della democrazia. Anzi, da un certo punto di vista, come diceva Kelsen, la democrazia per sua natura dovrebbe essere relativista perché non ha verità assolute, quindi dovrebbe essere aperta a tutti, incluso ai suoi nemici. Però è chiaro che questa eccessiva apertura potrebbe essere letale per un ordinamento democratico, perché, come diceva un liberale tedesco, Alstrom, è irragionevole che il principio di libertà sia formulato con espressioni talmente assolute da farne approfittare anche i suoi avversari che nel nome della libertà ottengono la possibilità illimitata di mettere fine alla libertà stessa. Questo quindi è certamente il pericolo principale a cui la democrazia, liberale può andare incontro. Questo pericolo è esattamente, diciamo, sintetizzato da due espressioni famose. Una che qui ho tratto da Louis Hébuillot, un clerico reazionario francese: vi chiediamo la libertà in nome dei vostri principi, ma ve la negheremo in nome dei nostri. E un'altra espressione, un'altra frase altrettanto famosa che è stata, come dire, purtroppo pronunciata alla vigilia del crollo della Repubblica di Weimar da gerarca nazista Goebbels, quando diceva che questo rimarrà sempre uno dei più grandi scherzi della democrazia, quello cioè di aver dato ai suoi nemici mortali gli strumenti con i quali essere distrutta. Da queste due frasi si capisce abbastanza nettamente, secondo me, come appunto la democrazia eccessivamente aperta finisce per dare appunto ai suoi nemici gli strumenti, le libertà che utilizzate possono essere poi, diciamo, strumentalmente finalizzate proprio alla sua negazione. Ma c'è un pericolo opposto, cioè quello che
il pericolo in base al quale la democrazia, per proteggersi, cade esattamente nell'errore, diciamo, si trasforma in quello che i suoi nemici vorrebbero che diventasse, cioè diventa a sua volta totalitaria essa stessa. La democrazia, cioè, per difendersi, incontra un limite, ed è il limite dato proprio dalla sua natura. Per cui la democrazia, si dice, per poter combattere i suoi nemici non può adottarne i mezzi, deve avere in questa lotta una mano legata, se non vuole rinnegare i suoi presupposti, cioè il suo essere aperta anche ai contributi, anche quelli più critici, quelli più estremamente contrari ai suoi principi. Questo è è il pericolo opposto, che è stato sintetizzato anche qui con un'espressione abbastanza felice da Karl Popper, e cioè non possiamo essere tolleranti con gli intolleranti. La tolleranza illimitata porta alla scomparsa della tolleranza. Se estendiamo l'illimitata tolleranza anche a coloro che sono intolleranti, se non siamo cioè disposti a difendere una società tollerante contro gli attacchi degli intolleranti, allora i tolleranti saranno distrutti e la tolleranza con essa. Questo quindi è il polo opposto. Come vedete, la democrazia oscilla, diciamo, tra Scilla e Cariddi. Da un lato non può essere eccessivamente aperta se non vuole dare il destro, se non vuole offrire il destro ai suoi nemici per essere abbattuta, ma dall'altro lato non può certamente, per difendersi, snaturare i suoi presupposti. Ora, sulla base di questa, diciamo, impostazione, qual è l'idea di democrazia che emerge dalla nostra Costituzione? Ebbene, la nostra è una democrazia che certamente non è protetta, ma nemmeno è una democrazia totalmente aperta. Non è protetta perché, se noi andiamo a esaminare la disciplina costituzionale dei diritti e delle libertà politiche, ci rendiamo conto come la Costituzione non pone un problema di finalità, non funzionalizza i diritti e le libertà al perseguimento di finalità conformi a Costituzione, come invece hanno previsto altre Costituzioni coeve, come per esempio quella tedesca. Le riunioni, per esempio, sono vietate non per quello che si discute, ma perché ci si riunisce in modo pacifico e senza armi. Le associazioni non sono vietate per i fini che si perseguono, a meno che siano vietati dalla legge penale al singolo, ma se agiscono in modo segreto o hanno un'organizzazione di carattere militare. La libertà di espressione non è limitata in sé, ma soltanto quando diventa funzionale, quando diventa, c'è il pericolo che si passi dal pensiero all'azione, cioè le parole diventano pietre, diventano istigazione alla violenza. E così pure non vi sono limiti ideologici programmatici alla libertà di organizzazione sindacale, non si può perdere la cittadinanza e quindi l'annesso diritto di voto per motivi politici. Infine, ed è il punto ora su cui io mi soffermo, i partiti non sono vietati perché perseguono finalità non democratiche, ma perché non agiscono con metodo democratico. Quindi, come vedete, il punto su cui insiste particolarmente la Costituzione non sta tanto nei fini perseguiti, ma nel modo con cui essi vengono appunto perseguiti. Dicevo, mi soffermo in particolare sui partiti politici, anche alla luce di quello che ha detto poc'anzi il professor Ignazzi. Dicevo che l'articolo 49, che è l'articolo che riconosce la funzione costituzionale dei partiti politici, afferma che essi devono agire con metodo democratico. Su questa espressione metodo democratico, diciamo, la dottrina costituzionalista si è divisa. Ora, lungi da me qui l'intenzione di ripercorrere un dibattito molto ampio. Però quali sono state le due, diciamo, tesi che si sono contrapposte? L'una, che è rimasta poi sostanzialmente minoritaria, in base alla quale il metodo democratico implicitamente presuppone il perseguimento di finalità democratiche.
Il fatto che possa esistere un partito che agisca con metodo democratico per finalità contrarie alla Costituzione, diceva Carlo Esposito, è soltanto una raffinatezza nell'esecuzione. Ora è chiaro che in questa prospettiva quella dodicesima disposizione transitoria e finale che è dedicata, che vieta la riorganizzazione del partito fascista, non è una disposizione in questa prospettiva eccezionale, ma è una disposizione che dovrebbe essere estesa ad ogni partito che si prefigge finalità più o meno apertamente totalitarie. Questo genere di concezione, però, dicevo, è rimasta assolutamente minoritaria in dottrina, perché appunto metodo democratico significa metodo democratico, non finalità democratiche. Il nostro ordinamento non prevede un controllo di costituzionalità sui fini perseguiti dai partiti politici, come invece appunto è previsto in Germania dall'articolo 21, controllo che in Germania è esercitato dal Tribunale Costituzionale, ma prevede soltanto un limite inteso, riferibile alle modalità, ai comportamenti, all'accettazione, cioè da parte dei partiti politici, del sistema rappresentativo e delle regole che presiedono al suo funzionamento, a cominciare da quelle elettorali, con quindi divieto e quindi illegittimità dei partiti soltanto quando ricorrono a metodi violenti. In questa prospettiva, ovviamente, quella che è la dodicesima disposizione transitoria e finale riguardante la riorganizzazione del disciolto partito fascista non assume più un carattere generale, ma assume appunto un profilo di rottura, di eccezionalità, di stretta applicazione, perché è appunto limitata soltanto alla riorganizzazione di un partito, qual era quello fascista, che era stato conosciuto storicamente. Questo tipo di impostazione, guardate, poi in realtà ha avuto una sua attuazione nella nostra storia costituzionale, nella nostra storia repubblicana. Perché noi abbiamo avuto partiti antisistema, cioè partiti chiaramente in contrasto con la Costituzione. Il più eclatante dei casi è certamente il Partito Monarchico, che si prefiggeva la restaurazione della monarchia, che è un obiettivo chiaramente contrario alla Costituzione, segnatamente all'articolo 139, dove appunto si vieta la revisione della forma repubblicana. Ma abbiamo avuto il Movimento Sociale Italiano che apertamente era erede della tradizione fascista. Abbiamo avuto in una fase storica la Lega Nord che perseguiva apertamente l'obiettivo della secessione di una parte del territorio, che chiaramente si pone in contrasto con l'articolo 5 che vuole l'Italia essere una repubblica una e indivisibile. Quindi, come vedete, ci sono state nella storia costituzionale dei partiti antisistema, ma non per questo sono stati messi fuori legge. Qual è stata, diciamo, la soluzione che è stata adottata piuttosto? Quella che Elia, Leopoldo Elia ha definito la conventio ad excludendum, cioè una soluzione di tipo convenzionale in base alla quale i partiti che si ponevano fuori dal sistema erano fuori dall'area di governo, per motivi interni e internazionali, il che ha reso, come sapete, la nostra una democrazia bloccata. Sto parlando ovviamente del Partito Comunista a sinistra e del Movimento Sociale a destra. Una soluzione, ripeto, convenzionale, duttile, che poneva il nostro sistema tra le democrazie pure e le democrazie protette. Oggi noi abbiamo dei partiti antisistema. Oggi il problema della protezione della democrazia è assolutamente centrale, perché se c'è un fenomeno che purtroppo non soltanto negli Stati Uniti, ma anche in Europa ha preso piede in alcune parti, soprattutto nell'est europeo, è quello delle cosiddette democrature, cioè delle democrazie illiberali e populiste. So che il tema del populismo è un tema difficile anche da definire, l'aggettivo populista forse è talvolta impiegato e abusato. Se se ne può dare una definizione sintetica a livello costituzionale, certamente il populismo non è altro che il consenso senza regole, cioè l'esercizio della sovranità
la rivendicazione dell'esercizio della sovranità senza le forme e i limiti entro cui invece essa per Costituzione va esercitata. Pensate all'Ungheria, pensate alla Polonia, ecco, l'attacco ai diritti fondamentali e l'attacco alla divisione dei poteri è certamente un'espressione di questo genere. Vado in conclusione, visto che il tempo sta scorrendo. Oggi possiamo dire che abbiamo un populismo di carattere costituzionale. Il populismo oggi ha preso piede anche nel nostro ordinamento e ha come obiettivo l'attacco alla democrazia parlamentare rappresentativa. E questo attacco si articola su tre punti che io mi limito semplicemente qui ad accennare, sperando poi che ci sia il tempo di poterli approfondire in sede di dibattito. Uno, il superamento del divieto di vincolo di mandato, che è l'architrave della rappresentanza politica. Sappiamo tutti che la polemica contro il divieto di mandato imperativo si alimenta di un fenomeno assolutamente censurabile, cioè il transfughismo politico. Ma l'abolizione del divieto di vincolo di mandato tocca al cuore, colpisce al cuore la democrazia rappresentativa, perché trasformerebbe i parlamentari in semplici soldatini, in sudditi delle direttive politiche. E questo minerebbe alla radice la funzione del Parlamento. Due, il progetto di riforma costituzionale che attualmente è accantonato, per fortuna, che voleva introdurre un referendum confermativo popolare su progetti di legge di iniziativa popolare. Referendum che si poneva però nelle intenzioni dei proponenti, non in senso collaborativo nei confronti delle istituzioni parlamentari come pungolo perché il Parlamento prendesse in considerazione le iniziative portate avanti appunto da alcuni cittadini elettori, ma in senso alternativo, in senso assolutamente, diciamo, alternativo rispetto alla volontà del Parlamento, quindi come canale di decisione altro rispetto alla volontà del parlamentare. Infine, chiudo la proposta di una democrazia digitale. All'inizio si parlava della libertà degli antichi e libertà dei moderni, ecco, si vorrebbe ritornare al cittadino che si occupa toto modo e toto corde della democrazia, della partecipazione politica. La democrazia rappresentativa viene criticata perché è una democrazia falsa, perché falsifica la vera e genuina della volontà del popolo. Dovrebbe essere oggi la democrazia diretta, consentita dalle moderne tecnologie, a dare modo ai cittadini di pronunciarsi su tutto e su tutti. Un modo abbastanza, diciamo, rozzo, perché nega il valore soprattutto del dialogo, il valore del compromesso e esalta le capacità del cittadino. Sono tre modi, tre temi, tre tentativi che, ripeto, hanno come denominatore comune quello dell'attacco alla democrazia parlamentare. Ed è questo, credo, che la sfida che oggi il nostro ordinamento costituzionale deve porsi per difendersi da quelli che sono i nuovi nemici della democrazia. Grazie. Grazie anche al professor Curreri per la sua puntuale e approfondita analisi, che ha messo in luce, tra le altre cose, quali possono essere gli strumenti con cui la democrazia si difende dai suoi nemici e i limiti che in questa difesa la democrazia deve rispettare. E poi, molto interessante anche nella parte finale, il richiamo al cosiddetto populismo costituzionale e ai suoi obiettivi che rappresentano essi stessi, come ha ben illustrato il professor Curreri, potenzialmente un rischio per la democrazia liberale. Adesso abbiamo l'ultimo relatore, il professor Mario Del Pero, che insegna Sciences Po a Parigi. Credo che sia collegato e ricordo anche a lui che dispone di 15-20 minuti di tempo e gli cedo immediatamente la parola e lo ringrazio per essersi unito a noi. Prego. Buongiorno, mi sentite? Mi senti Daniele? Sì,
ti sento bene e ti vedo, quindi puoi andare. Allora, grazie innanzitutto dell'invito, è un piacere essere qui. E io parlo degli Stati Uniti in quanto americanista e piego un po' questa riflessione su quanto stiamo vedendo e quanto abbiamo visto, però qui abbiamo assistito in questi ultimi anni. E credo che tornare al titolo, diciamo così, questa Mi sessione, scuso Mario, se puoi parlare solo un po' più, con la voce un po' più alta. Scusami. no, dicevo, piego il mio intervento un po' sulle questioni correnti sul caso degli Stati Uniti e lo faccio, diciamo così, prendendo a prestito il titolo di questo seminario, lo faccio collegando l'ascesa dei nemici della democrazia a quella che per certi aspetti è una crisi della democrazia e di democrazia che il caso statunitense ci mostra molto bene. È una crisi di democrazia legata a una perdita di legittimità della democrazia statunitense di fronte ai propri cittadini o quantomeno a una parte consistente di questi cittadini. Perché? Perché credo che questa democrazia sia stata manchevole nel garantire, diciamo così, dei diritti a questi cittadini legati soprattutto alla sicurezza sociale. Credo che non possiamo leggere le vicende dell'ultimo decennio senza soffermarci sulla crisi economica terribile del 2007-2008, su quel che questa ha rivelato rispetto a dinamiche di integrazione globale che hanno trasformato le società democratiche occidentali e gli Stati Uniti in particolar modo, e senza soffermarci su il fatto che quella crisi lì ha messo in discussione, diciamo così, una narrazione molto benevola e positiva della globalizzazione. Da quella crisi lì, un pezzo di America è uscita duramente colpita, ovvero un pezzo d'America ha capito che cosa aveva significato questa globalizzazione. Globalizzazione prodotto, ha contribuito a una rapida, accelerata, soprattutto dopo il 2001, deindustrializzazione degli Stati Uniti. Una globalizzazione che ha prodotto una straordinaria crescita economica globale, che ha portato centinaia di milioni di persone nel mondo, soprattutto in paesi, diciamo così, meno ricchi, a uscire dalla soglia della povertà, che ha creato una middle class globale, non definibile in quanto tale utilizzando i nostri parametri, ma di fatto ceto medio globale, diciamo così, dentro la stratificazione sociale di questo mondo, ma ha anche pesantemente colpito i ceti medi e alcuni ceti medi delle società occidentali e di quella statunitense in particolar modo, creando al contempo, diciamo così, una classe nuova di plutocrati globali, la definizione di Branko Milanovic, un bravissimo economista che Ineguaglianza e diseguaglianze globali ha dedicato gli studi molto belli e molto più sofisticati, credo io, di quelli di Piketty e di altri. È una classe, diciamo così, di plutocrati globali ben visibili nel caso statunitense. Quindi la crisi del 2008, sotto il cui cono d'ombra io credo ancora viviamo, ha rivelato, diciamo così, le contraddizioni, ovvero i costi oltre che i benefici della globalizzazione. Ha rivelato come dentro la società americana un pezzo d'America incapace di riqualificarsi, incapace di trovare, diciamo così, una propria collocazione in una società di servizi avanzati come quella americana, un pezzo d'America è stata perdente. E a questa America la democrazia americana non è riuscita a dare sufficiente protezione laddove con la crisi del 2008 è saltato quel meccanismo, quell'ammortizzatore sociale indiretto ma potentissimo che erano i consumi a debito, che per una middle class americana a redditi stagnanti, tutele sociali decrescenti, tendenzialmente punita da una fiscalità un po' redistributiva verso il basso e molto regressiva verso l'alto, è questa middle class, diciamo così, è stata colpita duramente. Ed è quel ceto medio, diciamo così, quella middle class che poi ha spinto e trainato alla vittoria
Donald Trump nel 2016 e che ha votato massicciamente per Donald Trump nel 2020, perché poi è risultato uno dei dati di questo ciclo elettorale, è il significativo allargamento del bacino elettorale repubblicano, pur nella sconfitta indiscussa e anche abbastanza netta di Trump medesimo. Perché se andiamo a vedere come il voto nel 2016 e più nel 2020 si distribuisce tra le fasce di reddito, scopriamo che non sono i redditi bassi o medio-bassi quelli che hanno spinto Trump alla vittoria, ma è appunto una fascia di reddito intermedio. Nel 2016 si parlava di redditi tra i 70 e i 130 mila dollari annui per nucleo familiare nelle partizioni utilizzate in questi primi exit poll di cui disponiamo oggi. La fascia di reddito è quella intermedia, diciamo così, tra i 100 e i 200 mila dollari annui, nei quali poi è grandemente sovrarappresentata, diciamo così, una certa America bianca. Quindi primo problema e primo elemento di crisi della democrazia americana è una perdita di legittimità di fronte alla democrazia che viene meno al suo compito, consolidatosi soprattutto dopo gli anni 30 della Seconda Guerra Mondiale, di garantire dei diritti in senso esteso, inclusi dei diritti di tutela e protezione sociale. E secondo elemento di crisi di questa democrazia è, credo, una crisi di rappresentanza. E qui spostiamo il fuoco, diciamo così, su un altro ambito. E una democrazia, quella americana, che si sviluppa nel corso degli anni dell'Ottocento sulla base di un originario impianto repubblicano, sulla base dei pesantissimi compromessi costituzionali fatti per garantire un equilibrio tra gli stati, ma anche fatti per gestire una condizione che poi si rivelerà ingestibile, che è quella ovviamente della schiavitù. Però i meccanismi di rappresentanza, lo abbiamo visto, lo vediamo benissimo nel collegio elettorale delle presidenziali, sono meccanismi di rappresentanza che sempre più permettono il prevalere di una minoranza. Formalizzano, istituzionalizzano, in sostanza quasi fissano una sorta di minority rule da cui non si riesce a sfuggire. Collegio elettorale, presumo lo conosciate tutti perché ci lo stiamo osservando appunto in azione in questo lunghissimo scrutinio dei voti. Il collegio elettorale, forma di elezione indiretta dell'unica carica elettiva nazionale che c'è nel paese, quella del presidente, è un collegio elettorale che sovrarappresenta alcuni stati e di conseguenza alcuni elettori rispetto ad altri. I grandi elettori, come sapete, sono dati dalla somma dei senatori e dei rappresentanti, somma di rappresentanti e di senatori, e di rappresentanti e senatori, i senatori sono due per ogni stato, i rappresentanti sono invece allocati proporzionalmente sulla base della popolazione degli stati, tant'è che quest'anno c'è un censimento, siamo nel 2020, sulla base della quale verranno riallocati, verrà ridefinita questa rappresentanza alla Camera bassa. Texas, che è cresciuto molto come popolazione, salirà da 36 rappresentanti a 38-39, per esempio. Altra questione, se volete, di cui poi si potrà discutere. Cosa vuol dire? Vuol dire che il piccolo Wyoming, talmente piccolo di avere un solo rappresentante, come il Dakota, come il Vermont, come il Delaware, il piccolo Wyoming, lo stato più piccolo dell'Unione, ha tre grandi elettori, la California ne ha 55. Se li parametriamo alla popolazione, in Wyoming si ha un grande elettore ogni 183.000 abitanti, mi sembra. In California ce n'era uno ogni 718.000, un rapporto di 1 a 4. Quindi questo, come dire, delegittima un'istituzione scelta con questo meccanismo, è un meccanismo che di fatto rischia di imporre una minority rule, tant'è che dal 92 al 2020 otto cicli elettorali, una sola volta i repubblicani hanno prevalso nel voto popolare nel 2004, peraltro in circostanze straordinarie, uno stato di guerra e trionfalismo iniziale post-guerra in Iraq, che presumo molti di voi ricordano. Una minority rule che è ancora più marcata nella Camera alta, ora il Senato americano fondamentale, di un presidenzialismo debole, quindi come dire, contrappeso fondamentale, ovvero protagonista di tantissima attività di governo. Il Senato consiglia l'amministrazione, la presidenza dell'esecutivo sulle nomine e poi deve approvarle, l'abbiamo visto bene sulle nomine, quel che ciò implica
sulle nomine giudiziarie, Senato dove appunto c'è una rappresentanza dei due senatori per Stato a prescindere dalle dimensioni. Quindi qui il Wyoming ha un senatore ogni 290.000 abitanti, la California uno ogni 20 milioni di abitanti. Tre stati più grandi dell'Unione, California, Texas e New York, da soli hanno una popolazione equivalente più o meno ai 31-32 stati più piccoli dell'Unione. Primi hanno 6 senatori, secondi ne hanno 62. Voi mi direte, sì, ma è intrinseco alla struttura federale dello Stato statunitense. È vero, ma questi stati hanno l'ampi. Larghissime autonomie statali su una varietà di ambiti, la fiscalità, la giustizia stessa, ovviamente all'istruzione, all'infrastruttura e così via. E ovviamente tutto ciò sovrarappresenta grandemente stati meno popolati, rurali, con una preponderanza di popolazione bianca. Wyoming è per il 92-93% bianco, la California lo è per il 36-37%. Quindi la minority rule discrimina alcuni stati rispetto ad altri, discrimina alcuni cittadini rispetto ad altri, ma come organizzato viene censita la società americana, discrimina, diciamo così, alcuni gruppi rispetto ad altri. E questa minority rule pone un problema di rappresentanza e di nuovo nuocera alla legittimità del sistema. Certo, diciamo così, non si sa quanto a lungo la maggioranza penalizzata da questa minority rule possa tollerare e accettare una situazione simile. C'è un problema di legittimità, c'è un problema di rappresentanza che questi anni ci hanno mostrato, c'è un problema di efficienza governativa. Ovviamente le tre dimensioni sono strettamente intrecciate e interdipendenti. In che senso? Nel senso che in un sistema altamente polarizzato come quello odierno, Piero Ignazi diceva che il conflitto fa parte della democrazia e la storia della democrazia statunitense è spinta dal conflitto. Al contempo, però, è un sistema presidenzialismo debole, federale, pesi e contrappesi, controlli, diciamo così, incrociati. Se la polarizzazione supera una certa soglia, se la polarizzazione, la spaccatura che ha matrici plurime e antiche, se volete poi possiamo ritornarci durante la discussione, se la polarizzazione supera una certa soglia e diventa come è diventata, negli ultimi anni l'abbiamo visto benissimo questa campagna elettorale. Uno strumento di delegittimazione reciproca, di non riconoscimento di un avversario che cessa di essere tale per diventare un nemico esistenziale rispetto all'idea di America che una parte e l'altra fa propria e ambisce a incarnare. Se la polarizzazione supera questa soglia, poi diventa quasi impossibile governare un sistema presidenzialismo debole e un sistema federale. Dove lo misuriamo questo problema di efficienza della democrazia statunitense? Lo misuriamo nella capacità delle politiche pubbliche adottate da un'amministrazione all'altra di sopravvivere nel tempo, di trovare una qualche codificazione legislativa, di non essere travolte da qualsiasi mareggiata elettorale. Bene, in questo contesto polarizzato, in questo contesto, diciamo così, di rappresentanza parziale e di delegittimazione delle istituzioni di una parte rispetto all'altra, diventa quasi impossibile passare delle leggi al Congresso. Gli ultimi congressi sono stati quelli a più bassa produttività legislativa, in maniera molto acuta durante gli anni di Obama, ma forte anche durante gli anni di Trump. Come governano quindi? Come vengono governati gli Stati Uniti? Come agisce l'amministrazione? Gli anni di Obama e gli anni di Trump sono stati caratterizzati entrambi dall'uso massiccio, forse dall'abuso, di strumenti, diciamo così, esecutivi e burocratico-amministrativi. Sono i famosi executive order, i decreti presidenziali, diciamo così per semplificare, sono tutti questi strumenti, finding statements e altri, che l'amministrazione, ovvero il presidente, utilizza come forme di indicazioni attuative alle burocrazie federali, alle agenzie federali competenti su come interpretare e applicare una determinata legge di fronte all'impossibilità di superarla questa legge con un altro provvedimento legislativo. Ora si pone un problema di democraticità e si pone un problema di efficienza, perché gli executive orders o queste indicazioni attuative alle burocrazie federali, dicevo, possono essere rovesciate con un semplice cambio d'amministrazione.
Obama mise in piedi un ambizioso e complesso apparato regolamentatorio in materia di politiche ambientali, controllo delle emissioni nocive, standard minimi alle case automobilistiche, eccetera, 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 che è stato travolto letteralmente con un colpo di penna l'amministrazione Trump. L'amministrazione Obama, incapace di passare, diciamo così, per via congressuale, fece una serie di executive orders in materia di immigrazione contro i quali gli stati fecero ricorso e che furono bloccati in alcuni casi dalle corti. E allora, e vado a chiudere, è chiaro che quando, come dire, la democrazia è inefficiente, è delegittimata ed è poco rappresentativa, i nemici della democrazia hanno gioco facile a cavalcare questi problemi, questi deficit di democrazia per portare avanti le loro proposte, le loro agende, le loro parole d'ordine. Abbiamo visto benissimo con Trump. Mi si obietterà, e qui chiudo, che quanto abbiamo visto in questi giorni in realtà è una grande prova di democrazia. Complicatissimo voto postale o gestito in piena pandemia globale che tutto sommato ha funzionato, un tasso di partecipazione straordinario. In parte è vero, in parte però sappiamo anche da indicazioni sondaggistiche che il traino che ha funzionato nel portare così tanti milioni di americani alle urne, un traino precipuamente negativo, è la paura di un avversario, dicevo, concepito non più come tale, ma come nemico e come pericolo. Il quadro che si prospetta davanti a noi, rispetto a tutte queste dimensioni, non è un quadro che induce all'ottimismo, perché meccanismi che istituzionalizzano congelano la minority rule rimarranno tali, perché presumibilmente l'inefficienza del governo rimarrà tale, ed è difficile che in tempi brevi si risponda, si riesca a rispondere a quella domanda di sicurezza sociale, che in mancanza della quale, diciamo così, tanti americani poi si sono rivolti alle parole d'ordine, in una certa misura autoritarie, certamente molto grossolane, binarie e volgari, di un Donald Trump. Grazie. Grazie moltissime a Mario Delpero, che ha molto opportunamente, molto efficacemente indirizzato la nostra attenzione sulla crisi della democrazia americana, individuandone alcune delle ragioni principali, che rimandano in larga parte, come ha detto Mario all'inizio del suo intervento, alla crisi finanziaria e poi economica del 2007-2008, che ha messo in difficoltà la democrazia americana, che non era riuscita a garantire diritti sociali estesi, con problemi evidenti, soprattutto nella classe media americana. L'altra ragione è la crisi di rappresentanza e di rappresentatività, che, come ci ha spiegato il relatore, è dovuta anche al sistema elettorale americano, che però ci ha ben illustrato le disfunzionalità di quel sistema, e in terzo luogo la inefficienza o la scarsa efficienza della democrazia americana, che in una certa misura, in una buona misura, è dovuta anche, come abbiamo ascoltato, e qui c'è stato un richiamo anche a quanto detto da Ignazzi, dovuta a una competizione elettorale che è sempre più conflittuale, che è sempre poi più difficile recuperare e risolvere una volta concluse le elezioni negli Stati Uniti. Quindi ringrazio anche Mario Delpero per questo interessante contributo. Tutti e quattro i relatori hanno dato un contributo importante ai nostri lavori. E a questo punto, come regola della casa, per così dire, ci sono le domande dei molti partecipanti, siamo a 175 partecipanti. Direi che mi prendo io l'incarico di leggere
le domande che sono state fatte finora. Invito ovviamente tutti i partecipanti a formularle senza timidezze, senza paure, e naturalmente anche i relatori, così come gli organizzatori, Daniele Caviglia e Michele Marchi, sono ovviamente invitati e sollecitati a formulare le loro domande qualora ne avessero. La prima domanda, vado in ordine evidentemente cronologico, è una domanda proposta da Edoardo Igini ed è rivolta alla dottoressa Furia. La domanda è la seguente: il liberalismo, soprattutto nella versione neoliberale, è definibile come una ideologia, soprattutto nei confronti della concezione trasversale della democrazia? Questa è una domanda chiederei alla collega Furia. Sì, grazie. Mi si sente un po' meglio di prima? Sì, io la sento molto bene. Sì, io la sento molto bene. Allora, sì, diciamo se, innanzitutto grazie per le domande e per il riscontro. Se intendiamo ideologia, il termine ideologia ha una connotazione negativa, sì, insomma, si è affermato con una connotazione prevalentemente negativa come falsa coscienza, come sappiamo. Se invece intendiamo ideologia come costruzione intellettuale, e politica, che appunto reagisce ai problemi che rileva nella realtà, definendo una serie di obiettivi, individuando alcuni obiettivi e i mezzi per rispondere, allora, e quindi se intendiamo ideologia sostanzialmente come dottrina, che è infatti il termine che intendevo prima, no? Come dottrina politica, costruzione teorico-politica, il liberalismo è sicuramente una dottrina, come lo è il socialismo. E poi appunto si danno le ibridazioni di cui parlavo prima tra democrazia e socialismo, appunto socialdemocrazia o liberal socialismo, che è un'altra possibile ibridazione, insomma la storia ne conosce molte. Il punto è che non c'è una dottrina trasversale, come diceva anche il professore Ignazzi, le dottrine sono di parte, sono costruzioni che hanno una certa visione della realtà, non esistono alcune trasversali e alcune meno. Quindi sono tutte visioni del mondo che hanno una certa articolazione dei problemi. Un discorso diverso va fatto per il neoliberalismo, che è parte della domanda che lei pone. Il neoliberalismo, ed infatti mi sono soffermata per questo in modo più lungo nel mio intervento, il neoliberalismo ha una natura diversa, cioè la letteratura sul neoliberalismo è sterminata e definirlo è una questione complessa. Io vi propongo alcuni elementi che penso possano essere interessanti. Innanzitutto, appunto, il neoliberalismo è un fenomeno, un progetto, è stato definito progetto economico, politico, epistemologico molto efficace, molto forte, che si presenta come neutrale, perché si presenta come una certa risposta a dei fenomeni di inefficienza e di lentezza dei sistemi democratici, e quindi ha questa presunta neutralità che lo rende molto molto persuasivo e molto pericoloso, ha alcune parole chiave: efficienza, competizione, individualismo sono le più importanti, che hanno poi hanno fatto presa in tutti gli ambiti, se volete, della vita associata, perché siamo tutti chiamati ad essere efficienti, siamo tutti collocati in una prospettiva competitiva. E soprattutto il cuore del neoliberalismo o neoliberismo è il fatto che, io riprendo una definizione di Vacan che ho sempre trovato molto efficace, si può definirlo, ripeto, non c'è una definizione univoca, come un progetto per cui si utilizza lo Stato per imporre l'impronta del mercato sul cittadino. Ed è un po' questo, come dicevo prima, il problema del neoliberalismo è che disarticola il rapporto tra politica ed economia, che è sempre stato fondante e cruciale per la democrazia liberale e non solo. E costruisce un'articolazione di questo rapporto che appunto vede una grossa limitazione del margine di autonomia della politica in nome di una presunta neutralità, tecnicità, che è uno dei fenomeni che appunto è stato richiamato più volte. Perché introduce una distanza in qualche modo tra appunto cittadini e politica. Io, se posso, ma chiedo al moderatore, risponderei anche alla terza domanda di Edoardo Igini, perché mi sembra un po' generale. Sì, prego, prego, prego. Però, L'autogestione è sempre. Grazie.
perché così la parola poi ai colleghi rispetto alle questioni che hanno riguardato i loro interventi. Perché la terza domanda a cui facevo riferimento è, diciamo, ma se allora i nemici della democrazia esterni, gli nemici esterni, quelli più brutti e cattivi, sono scomparsi, come identifichiamo i nemici della democrazia? Io, appunto, nel mio intervento cercavo di elencare le dinamiche complesse che stanno svuotando la democrazia da di dentro. E penso che un possibile strumento per identificare questi nemici, che sono appunto meno brutti e cattivi, ma sono più difficili da individuare, sia il richiamo alla questione che appunto sottolineavo, alle due dimensioni della democrazia, procedurale e sostanziale. In sostanza, mi sembra che le relazioni convergano su questo. Ci sono una serie di nemici attuali della democrazia, stanno attaccando in modo efficace, più persuasivo e meno difficile da cogliere, tanto la sostanza quanto la forma della democrazia, tanto le dimensioni procedurali quanto la dimensione sostanziale. Quindi un criterio primo, molto generale, potrebbe essere questo. E quindi la necessità per la politica di essere in grado di cogliere queste dinamiche e in qualche modo di tentare di reagire. Con una risposta che non può essere semplice e semplicistica, che richiede un intervento ad una pluralità di livelli, ne sono emersi tanti oggi. C'è la dimensione politica e quindi appunto il ruolo dei partiti, delle agenzie di intermediazione e la necessità di canalizzare il conflitto. E la questione del ruolo dell'esecutivo, ne sono emersi tantissimi oggi. Questione culturale, mi verrebbe da aggiungere, rispetto quindi all'investimento sull'educazione, sulla capacità critica dei cittadini, il rafforzamento di appunto, invece di disinvestire, investire ancora di più su sulla scuola in prima istanza, un investimento culturale e sociale sul pluralismo, che è un'altra delle dimensioni che mi sembra sia emersa, cioè la necessità di fare i conti con un pluralismo che è evidente, è una realtà, oltre che un valore per chi ci crede, e quindi affrontare, per esempio, ed è una cosa che non ho menzionato prima, la questione della migrazione, che si presta molto invece a tutte le logiche che abbiamo identificato. Quindi un discorso serio, costruttivo, realistico sulla migrazione e sul pluralismo come fattori inevitabili, oltre che, permettetemi, arricchenti del panorama democratico contemporaneo. E poi sul tessuto sociale, la tenuta del tessuto sociale, quindi rivalutare il ruolo del pubblico rispetto al privato, farsi carico dei servizi sociali, rilanciare la necessità di un investimento in ambito sociale, dal punto di vista sanitario, dal punto di vista appunto sociale, strettamente detto, e così via. Quindi mi sembra che in realtà gli indicatori dei rischi per la democrazia ci siano, appunto non sono più forse nemici con un nome e un cognome chiaro, identificabile, ma sono dinamiche complesse che richiedono risposte complesse e che soprattutto richiederebbero una capacità di pensiero e azione politica raffinata, articolata e solida. Io penso che appunto sia soprattutto questa la cosa principale, la capacità di distinguersi, di recuperare il proprio della politica e di considerare l'impatto. No, affatto, anzi, ringrazio la professoressa Furia per la sua risposta, molto direi esaustiva, e quindi la ringrazio molto. Adesso c'è una domanda per il professor Ignazzi, a quale viene chiesto l'indicazione del titolo della ricerca. Credo che la domanda faccia riferimento alla ricerca relativa al grado di soddisfazione rispetto ai partiti politici che vede l'Olanda, la Norvegia, se non ricordo male, ai primi posti. Poi c'è un'altra domanda, credo di sì, credo. Poi c'è un'altra domanda, piuttosto complessa forse, perché Edoardo Igini ci dice ci ricorda che nell'antica Repubblica Romana non c'erano partiti politici, ma solo tendenze ideologiche.
diciamo, da questo forse si Allora, può trarre spunto per qualche considerazione ulteriore. grazie. Dunque, allora, per entrambe le cose sono costretto, per chi è molto curioso, come chi mi ha scritto, sono costretto a rimandare al mio libro Partito e Democrazia, uscito l'anno scorso dal Mulino, che comprende entrambi i temi, sia alla questione del partiti o fazioni all'interno della Repubblica Romana e anche i riferimenti alle varie ricerche che fanno vedere qual è il grado particolarmente basso di fiducia nei partiti politici. Queste ricerche sono ricerche svolte sia dall'Eurobarometro, l'Eurobarometro è l'istituto di sondaggi della Comunità Europea, dell'Unione Europea, poi lo European Social Survey, che è un altro diciamo istituto internazionale che fa questo tipo di analisi, ed è proprio da questo, dalla domanda svolta negli ultimi praticamente in tutte le varie serie di inchieste che viene fatto, si vede anche lo sviluppo dagli anni 2000 ad oggi, di una tendenza che non è lineare. In realtà i paesi hanno a volte degli alti e dei bassi rispetto alla considerazione nei confronti dei partiti politici, a volte salgono, a volte scendono. Direi che però nei grandi paesi la considerazione è sostanzialmente molto bassa e stabile da molti anni. Anche di questo c'è alcuni miei articoli sono stati pubblicati nelle riviste accademiche quest'anno e l'anno scorso trovano, insomma, si trovano i riferimenti bibliografici adeguati. Poi ovviamente c'è anche l'altro aspetto, cioè della congruenza tra le valutazioni dei cittadini e le scelte politiche adottate dai governi. Ecco, anche qui ci sono una serie di ricerche. Sono tutte nelle riviste accademiche internazionali, non so se è questa la sede per dare queste indicazioni. Comunque io faccio riferimento ovviamente a lavori di altri. Poi appunto c'è questa, se vogliamo insistere, sui paralleli storici, ma devo dire che il partecipante Edoardo Gini ha posto anche un'altra serie di domande molto interessanti, per esempio quelle relative alle nuove forme, a chi sono i veri nemici oggi della democrazia e quali sono eventuali altre modalità rispetto alla democrazia rappresentativa. I nemici sono i nemici tradizionali, non hanno più le ideologie onnicomprensive di un tempo, quelle state sconfitte nel corso del Novecento, ma i nemici sono coloro che considerano ancora le libertà eccessive, questo è il primo punto, quindi sono favorevoli a restrizioni della libertà piuttosto che allargamenti continui delle libertà, e questi sono i nemici. Se vogliamo identificare oggi un nemico nuovo, recente e potente, ovviamente questa è la Repubblica Popolare Cinese. Perché è un nemico molto, molto serio? Perché è il primo caso in cui si è disgiunta l'equazione tra mercato, capitalismo e democrazia, che è stata un po' l'equazione vincente del dopoguerra, quella che ha consentito in realtà all'Occidente di schiantare il regime sovietico, l'impero sovietico, e questa equazione però oggi non è più valida. Infatti la Cina ha proprio preso ispirazione dalle ragioni del crollo dell'Unione Sovietica e ha deciso che la cosa più importante era, al di là delle, appunto, dell'ideologia, del comunismo, eccetera, era quella della crescita e della diffusione, quindi un maggiore benessere per salvare il sistema. E ci sta riuscendo, quindi sta riuscendo a proporre un modello in cui democrazia e libertà non sono praticate, ma in cui il progresso economico, il benessere economico avanza. Non è del tutto nuovo tutto questo, perché noi sappiamo che
la Germania degli anni 30, la stessa Italia fascista aveva sviluppato di più l'economia rispetto al passato, lo stesso è successo in alcuni periodi dell'Unione Sovietica, quindi non è la prima volta che in certe fasi i regimi totalitari e altri regimi autoritari, ma adesso rimaniamo fermi all'Europa, hanno avuto successi economici, quindi hanno potuto dire, beh, non è la democrazia e la libertà che serve per il benessere, però sono stati momenti molto transitori e brevi. Quello che invece si prospetta per la Cina è quello invece di un vero e proprio ritorno in campo di una potenza millenaria che riprende il suo ruolo nel mondo e dimostra però una cosa che può essere anche di una certa attrattiva in Occidente, vale a dire che si può fare a meno della libertà e della democrazia per avere il benessere. Mi fermerei qui. Non ci sono altre domande più specifiche? Bene, grazie, grazie per la risposta, le risposte. Vorrei sentire anche, non so se il professor Curreri vuole dare il suo contributo alla risposta a questa domanda sulla individuazione dei nemici della democrazia, che poi è uno dei temi su cui lui si è diffuso nel suo intervento. Ma io posso soltanto, come dire, andare a ruota da quello che ha detto benissimo prima di me il professor Ignazzi. È evidente che i nemici della democrazia oggi assumono, come dire, delle forme più paludate, meno evidenti, meno aperte rispetto al passato. Oggi il concetto di democrazia sembrerebbe essere un concetto che accomuna tutte le forze politiche. Ma se, come dire, grattiamo un po' sotto questa patina che apparentemente unifica tutte le forze politiche, secondo me, e ci interroghiamo sul significato di democrazia, secondo me le differenze ci sono anche abbastanza nette e preoccupanti. Innanzitutto va detto che per quanto minoritari ci sono ancora delle forze politiche che fanno del ricorso alla violenza la loro cifra di partecipazione politica, per così dire. Parlo anche in riferimento all'ordinamento costituzionale italiano, per cui forse ci sarebbero anche gli estremi per un intervento da parte dell'autorità di pubblica sicurezza per lo scioglimento di alcuni movimenti che non rispettano il metodo democratico per come l'ho accennato. Poi appunto, se ci interroghiamo sul significato di democrazia, che secondo me coincide con quella famosa e lapidaria definizione che è contenuta nell'articolo 16 della Costituzione del 1793, nata dalla Rivoluzione francese, cioè Costituzione significa divisione dei poteri e rispetto dei diritti, ecco, su questo punto credo che ci siano dei motivi di allarme, innanzitutto sul tema della tutela dei diritti, perché noi viviamo un tempo in cui la pretesa marcia trionfale dei diritti fondamentali che da nazionali dovevano diventare internazionali e poi universali, ecco, questa marcia si è interrotta. Noi abbiamo evidentemente tutta una serie di limitazioni, soprattutto per quanto riguarda coloro che cittadini non sono e i cui diritti costituzionali vengono negati, a cominciare dal diritto di asilo, per esempio. Ma poi c'è il tema della divisione dei poteri. Io facevo poc'anzi il mio riferimento al mio intervento al problema delle cosiddette democrature dei paesi dell'est europeo, dove l'attacco all'indipendenza della magistratura viene portato in maniera evidente. Io poc'anzi leggevo in alcune domande per quanto riguarda le possibili contromisure che l'Unione Europea può prendere. Ecco, mi pare che la decisione che è stata presa l'altro ieri, d'accordo tra la Commissione e il Parlamento Europeo, di condizionare l'erogazione delle risorse europee al rispetto dei parametri fondamentali dello Stato di diritto sia una decisione molto importante, proprio ai fini dell'identità dell'Unione Europea, per la difesa
diciamo, dell'identità culturale e giuridica, della difesa dei principi e dei valori su cui l'Unione Europea è nata, non soltanto come dire, aggregazione per finalità economica, ma anche con una precisa identità culturale. E poi volevo un ultimo riferimento, lo volevo fare sulla democrazia diretta. A me pare che il tema della democrazia diretta sia un tema assolutamente centrale. Mi pare che sia stato anzi apertamente teorizzato il superamento della democrazia rappresentativa. E questo è, secondo me, un profilo assolutamente da non sottovalutare. Si dice che la democrazia rappresentativa sia soltanto un succedaneo che si è potuto affermare in questi ultimi 2 secoli sol perché non era possibile per il corpo elettorale decidere direttamente dei propri destini. Ma oggi, e le tecnologie lo consentono, la prospettiva entro cui si dovrebbe muovere è appunto il superamento dei parlamenti. Guardate, alla base c'è l'idea, che è un'idea rozza e falsa, per cui il popolo sia depositario di ogni tipo di virtù ed è il popolo che anziché essere rappresentato può esprimere genuinamente la sua volontà e il suo bene comune. Poc'anzi giustamente il professor Ignazzi sottolineava proprio questa difficoltà nel concepire il pluralismo come elemento essenziale, come se ci fosse appunto un bene comune che ci dovrebbe accomunare tutti. Questa concezione, non a caso russoviana, è una concezione sostanzialmente totalitaria, perché è una concezione che non ammette dissenso, non ammette confronto, confida nelle virtù superiori quasi del corpo elettorale che sarebbe in grado di poter decidere sempre e comunque, pur non avendo le competenze, perché questo è un altro aspetto fondamentale di questo, diciamo, ragionamento. Qualcuno giustamente faceva riferimento allo Stato socialdemocratico. Ecco, uno degli elementi dello Stato socialdemocratico è l'istruzione, l'informazione. Noi viviamo un tempo in cui l'ignoranza è rivendicata come merito e ne stiamo pagando le conseguenze di questi tempi, perché è sotto gli occhi di tutti come ai posti di responsabilità ci sono persone che non hanno le competenze. La sfida della democrazia è quindi una sfida che va affrontata su diversi livelli, un livello certamente istituzionale, un livello anche culturale. Grazie. Grazie, molte grazie anche al professor Curreri. E concluderei con una domanda per Mario Del Pero relativamente all'impatto che l'elezione di Biden può avere nei rapporti tra Stati Uniti e Unione Europea. Soprattutto la domanda è sul diciamo, versante economico, ma insomma, se vuoi poi parlare più in generale e vorrei anche sentire la sua opinione sull'impatto che la nuova presidenza americana avrà sulla Brexit e sui negoziati che sono in corso ancora tra Regno Unito, Gran Bretagna e Unione. Vedo anche che ci sono varie domande delle domande su questo ciclo elettorale, sul voto postale, irregolarità e così via. E Trump ha tutti i diritti di chiedere dei riconteggi, Trump ha tutti i diritti di chiedere dei riconteggi, mi avvicino il microfono, ha tutti i diritti di chiedere dei riconteggi in quegli stati dove il margine, diciamo così, di distacco in termini di voti conteggiati tra lui e Biden sta dentro il margine di errore che è tendenzialmente ampio, però quello che va profilandosi, diciamo così, è una chiara vittoria di Biden, insomma, nel voto popolare, parliamo alla fine di alcuni milioni di voti, di 5-6 milioni di voti, del 4% credo sarà alla fine quando saranno conteggiati tutti i voti e nel collegio elettorale. Vorrei sottolineare davvero le condizioni estreme in cui si sono svolte queste elezioni, in mezzo a una pandemia. Portare 170 milioni di persone a votare, attivare, diciamo così, dei meccanismi che facilitano l'accesso al voto o che permettano di aggirare degli ostacoli al voto strutturali, sistemici che ci sono negli Stati Uniti, soprattutto a danni di alcune minoranze, in particolar modo di quella afroamericana. E dopodiché,
corpaccione della democrazia statunitense è un corpaccione affaticato, appesantito, in sofferenza, e lo vediamo bene anche in questo mosaico, caleidoscopio di procedure elettorali, sistemi e regole che variano da Stato a Stato, non c'è un'agenzia federale che omogeneizzi, diciamo così, modalità di voto e di scrutinio in tutti gli stati. Abbiamo varietà di regole straordinarie rispetto anche al voto postale o al voto anticipato. Detto ciò, 101 milioni di americani hanno utilizzato il voto anticipato per i 2/3 voto postale, per 1/3 in presenza, laddove questo era possibile. Per arrivare alle tue domande, Daniele, allora, in termini generali, io credo che ci siano dei dossier forti sui quali si può rilanciare un multilateralismo transatlantico. Il primo dossier legati peraltro alle politiche pubbliche statunitensi. Nel caso degli Stati Uniti, per il ruolo che hanno nel contesto internazionale, non è praticamente possibile distinguere la politica interna dalla politica estera, perché tra le due c'è un'interdipendenza strettissima. Un impegno concreto e credibile degli Stati Uniti sull'ambiente, sulle politiche ambientali, è perseguibile e possibile solo se propedeuticamente vengono attivate determinate politiche sul piano interno, quel che Obama fece e quello che Trump non fece. Allora, su questo dossier è chiaro che sarà facile far ripartire un negoziato, una collaborazione euro-statunitense. Biden è stato molto esplicito: nei primi 100 giorni avremo una serie di executive order, se torniamo però al problema di cui sopra, su questi temi, che rovesceranno quel che ha fatto Trump per bloccare quel che aveva fatto Obama, e quei provvedimenti interni saranno poi propedeutici a un impegno statunitense che partirà con un gesto simbolico immediato che ci sarà subito, che è quello di rientrare negli accordi di Parigi, nel COP 21 del 2015. E una collaborazione importante, vitale, perché? Perché quello a cui stiamo assistendo, quello a cui abbiamo assistito, dicevo prima, post 2008, è tra le altre cose, diciamo così, un indebolimento crescente di un'architettura della governance globale di suo anacronistica, molte delle sue strutture, obsoleta e molto molto parziale. Sono stato riformato il Fondo Monetario Internazionale, si sono fatti questi accordi sull'ambiente, però insomma rimaniamo con un sistema, un'architettura di governance globale molto molto parziale e incompleta. E la pandemia, in una maniera quasi caricaturale, ci mostra lo scarto profondo tra l'intensità, la pervasività dell'integrazione globale, della globalizzazione, e la parzialità, diciamo così, della risposta che c'è per cercare di disciplinarla, governarla, gestirla. Lo scarto tra globalizzazione e globalità, se volete, slogan facile facile, ed è uno scarto colmabile, si può immaginare, solo con un impegno attivo degli Stati Uniti. Solo con un impegno attivo degli Stati Uniti, adesso io non voglio parlare di stabilità egemonica, tutto quel che ne consegue, però è chiaro che se il soggetto superiore dell'ordine internazionale, di gran lunga superiore, non sta al centro, non guida questi processi, o quantomeno non vi partecipa attivamente, ma anzi si impegna per sabotarli, ne esce e si impegna per sabotarli, abbiamo una situazione molto molto problematica. Con l'Europa si potrà, per esempio, entrando anche nell'Organizzazione Mondiale della Sanità, cercare insomma di collaborare un po' più su questi temi. Ripeto, non c'è nulla più di una pandemia globale, di un virus che ci mostra il lato oscuro, minaccioso, limaccioso della globalizzazione. Ed è possibile anche che si rilanci un dossier che è rimasto nel cassetto, anche se poi le Sherpa, da quel che so io, le Sherpa delle due parti hanno continuato a dialogare e negoziare, cioè rilanciare un progetto, diciamo così, di accordo commerciale transatlantico affondato prima delle elezioni di Trump, e che però è rimasto lì, che magari possa prendere anche a modello determinati accordi rivisti. Io penso soprattutto al secondo NAFTA, la revisione dell'accordo libero scambio per il Nord America, che è un buon accordo, ecco. Non è affatto una chiusura, anzi, che però rivede alcuni principi, li rivede anche in termini critici verso la Cina, cercando di andare a incidere su catene di produzione in quali centrali è il passaggio cinese, diciamo così.
Sulla Brexit è chiaro che la Gran Bretagna si vede mancare l'ultima sponda residua per cercare un grande accordo con gli Stati Uniti, che peraltro sarebbe stato molto, molto improbabile e difficile anche con Trump. Poi Trump, come dire, è ideologico nella retorica e assolutamente transactional negli atteggiamenti, capendo molto bene che non era nell'interesse degli Stati Uniti fare un accordo di quel tipo lì, è subito indietreggiato dopo aver dato questa sua investitura formale alla Brexit, di aver sostenuto più Farage che Johnson. Grazie anche a Piero per la sua esaustiva risposta. Io chiuderei qui la sessione domande e risposte. Prima di cedere la parola a Daniele Caviglia, che credo voglia dire due parole a conclusione di questo ciclo di seminari, voglio ringraziare sentitamente tutti e quattro i relatori, Annalisa Furia, Mario Del Pero, Piero Ignazzi e Salvatore Curveri, perché tutti e quattro hanno offerto contributi, direi, di grande interesse, molto stimolanti, che ci consentono di avere un quadro più chiaro sul populismo e sulla crisi della democrazia rappresentativa, in particolare sui nemici della democrazia liberale nello spazio dell'Atlantico. Vi ringrazio molto per la serietà e l'impegno con cui hanno preso questa iniziativa e naturalmente ringrazio anche tutti coloro che hanno partecipato a questo evento. E cedo adesso la parola a Daniele Caviglia, che come ho detto all'inizio è stato ideatore di questo ciclo di conferenze e che penso vorrà dire due parole a conclusione di questa serie di seminari. Prego, Daniele. Grazie Daniele, ma io sarò telegrafico. Io in realtà sono il co-ideatore insieme a voi due di questa serie di iniziative e vorrei quindi cogliere questa occasione di questi ultimi minuti finali per ringraziarvi, per ringraziare te e Michele di avermi coadiuvato, sostenuto anche in una situazione francamente difficile. Lo scopo della nostra iniziativa è stato quello di cercare anche di mettere insieme voci diverse, sensibilità differenti, profili accademici e non diversi, per cercare di riflettere su un tema comunque di grande attualità. Questo non l'avremmo potuto fare in una situazione di emergenza quale quella nella quale ci troviamo senza l'aiuto del Formez, senza gli strumenti che ci ha messo a disposizione e anche senza il sostegno della Fondazione Adenauer che ha sempre creduto in questo progetto e che, come sapete, poi ci fornirà anche gli strumenti e mezzi economici per organizzare questo viaggio premio al termine per alcuni studenti al termine di questo ciclo di incontri. Quindi io chiudo ringraziando ancora una volta tutti coloro che hanno partecipato oggi in qualità di relatori e anche quelli che hanno partecipato negli incontri precedenti e speriamo prossimamente di riuscire ad organizzare qualche altra iniziativa insieme e di poter contare ancora una volta anche sull'aiuto e sulle capacità organizzative del Formez. Grazie a tutti, arrivederci. Bene, allora a questo punto. Ah, Michele. Niente, no, no, volevo semplicemente salutare tutti e ringraziare tutti coloro che sono intervenuti. Anche io volevo ringraziare tutti voi perché è stata un'esperienza molto interessante. Prendeteci anche in considerazione per attività future perché ci fa sicuramente ospitare questo tipo di eventi che hanno un grosso impatto sul pubblico. Tra l'altro abbiamo avuto molti partecipanti, quindi questo significa che sono piaciuti molto. Quindi grazie ancora e poi ci risentiamo per qualche altra iniziativa. Bene, ringrazio anch'io. Arrivederci. Arrivederci. Grazie. Grazie, allora arrivederci a tutti. Ne approfitto anche per ringraziare il mio staff che stamattina ha lavorato in maniera intensa per risolvere i vari problemi di connessione. Grazie mille a tutti. Arrivederci. Grazie a voi.